Signora, lei è qui da che ora? Da che ora? Dalle 3:30. Aspetta di fare un colloquio. Fare un colloquio perché mi hanno chiamato per lasciare il fondo immobiliare e dover andare a scegliere un progetto case. E stiamo ancora in fila, sono entrate soltanto 5-6 persone, loro alle 6 dicono che devono chiudere, noi stiamo facendo una fila interminabile per non sapere effettivamente cosa ci diranno. Perché dipende ovviamente da ogni situazione personale e soggettiva. Ad esempio, noi dobbiamo rientrare in casa, ci consegnano la casa a giugno del 2015 e pensano di voler far andare via una famiglia e metterla in progetto case per 3 mesi, eventualmente ci sia un alloggio. Lei sarebbe disposta ad andare al progetto case oppure no? No, perché per 3 mesi fare il doppio trasloco economicamente, fisicamente, non c'è proprio la forza. E disposti a pagare un affitto, purtroppo. Meglio che essere sfrattati, meglio pagare un affitto. Quindi voi chiedete di rimanere dove siete adesso pagando un affitto, un canone? Sì, un canone. Posso chiederle in quale dei palazzi del fondo immobiliare vive? Il fondo immobiliare, la via è Caduti Traforo del Gran Sasso, è un fondo immobiliare abbastanza grande, sono dal 2010 che stiamo lì, non per nostra scelta ma per condizione, perché non c'erano gli alloggi e quindi ci proposero il fondo immobiliare e abbiamo accettato. Abbiamo sempre pagato tutto, paghiamo l'affitto al box per metterci i mobili della casa inagibile e questa è la situazione. Qualora vi dicessero che questa soluzione che voi avete proposto non è fattibile, cosa fareste? Istintivamente ti viene voglia di rimanere dentro e aspettare che ti vengano a cacciare fuori loro con le forze dell'ordine. Convocazioni tardive, file interminabili, colloqui comunque molto lunghi, qui insomma si è inceppato tutto e voi il 31 marzo dovrete lasciare insomma gli alloggi del fondo immobiliare. Sì, questo dice la raccomandata che c'è arrivata, che io ritengo assolutamente improvvida, no? Dal momento che allo stato attuale sono disponibili meno di 80 unità abitative, le famiglie invece dovrebbero spostarsi, sono quasi 450, dentro questo numero ci sono tutte le forme di assistenza, quindi mi chiedo dove pensano di mettere tutte queste persone allo scadere di questo ultimatum, perché si tratta di un ultimatum e trovo veramente indecente che a chi ha subito quello che ha subito, no? Un sisma, devastazioni, case crollate, lutto eccetera eccetera, ci si parli in questa maniera, insomma, a mezzo raccomandata per di più. Io mi auguro che il sindaco si impegni per una trattativa tra l'amministrazione e Europa Risorse, che gestisce il fondo immobiliare, perché deve fare da ponte fra noi e loro, per trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze dei cittadini, insomma, che si possa trattare per un affitto equo, non queste somme esorbitanti, no? Che si pagano a fondo immobiliare, stabilite dalla Protezione Civile al momento di questa operazione e che hanno completamente drogato il mercato degli affitti in questa città. Signora, lei invece è in affitto concordato, anche lei è qui in attesa di fare questo colloquio, però anche lei come dire, non vorrebbe muoversi da dove sta adesso. No, io più che altro vorrei capire dove mi vogliono mandare, perché mi hanno mandato questa lettera che penso abbiano ricevuto tutti quanti, nella quale si dice che io devo lasciare praticamente l'appartamento dove sono adesso dopo il terremoto, mi convocano qui, ma non riesco a parlare con nessuno, quindi non ho capito come faccio io entro il 31 marzo a capire quali sono le mosse che devo fare io e quelli che stanno nelle mie stesse condizioni, perché per esempio stasera non si riuscirà, io almeno non riuscirò sicuramente ad avere un colloquio con queste persone, domani si dà il caso che per fortuna io lavori e quindi non posso venire, è rimasto lunedì sarà la stessa situazione di questa, dopodiché scade il termine e io non mi sono presentato secondo loro a questo colloquio, non è vero. Io sono qui e voglio capire. Io tra l'altro ho una casa che è in ristrutturazione, entro ottobre mi ridanno la casa, ma questo io l'ho fatto già presente con una raccomandata a settembre all'assessore, nella quale dicevo appunto guarda che io ho una casa in ristrutturazione, la mia casa sarà pronta di qui a poco mese, perché dovete fare tutta questa
storia, mandarmi via, farmi fare traslochi, poi mi devo trovare un posto dove mettere i mobili, chi mi ripaga? Noi affrontiamo spese incredibili, disagi incredibili, e loro, anziché porsi i problemi dei cittadini, si stanno ponendo i problemi dell'amministrazione. A me non me ne frega niente dell'amministrazione, voglio dire, l'amministrazione deve fare riferimento a qualcun altro, non ai cittadini, per risolvere i suoi problemi. Il disagio aumenta anziché diminuirlo. L'amministrazione ha il compito di quantomeno placare i disagi dei cittadini, questo non sta avvenendo, sta avvenendo il contrario. Qui invece abbiamo un'altra situazione, lei percepisce il CAS, e che cosa dovrà fare adesso? In realtà non ne ho nessuna idea, ho appena chiesto, mi hanno detto che anch'io dovrò sostenere un colloquio per verificare se ho i requisiti per avere l'alloggio, ce li ho, quindi probabilmente mi assegneranno un alloggio, certo è che non so quando, intanto che aspetto sicuramente dovrò pagarmi l'affitto da sola e non è una cosa esattamente semplice in questo momento. E soprattutto sono molto preoccupata perché non so quando e dove mi daranno l'alloggio. Cioè, Quindi lei comunque sarebbe disponibile a trasferirsi in uno degli alloggi case, a differenza di tante altre persone qui che invece vorrebbero rimanere dove sono adesso? Sì, se non c'è altra alternativa mi trasferirei volentieri, ma è chiaro che non posso finire a Camarda o ad Assergi, cioè non ho la possibilità di spostarmi e ho delle esigenze che richiedono che io stia in città. Di conseguenza, in effetti, se non fosse possibile rimanere quantomeno nei dintorni, non sarei troppo disponibile ad andarmene. Tra l'altro c'è un problema con il CAS, nel senso che non mi viene versato da settembre-ottobre? Io ho visto, forse sono uno dei pochi fortunati, l'ultimo che ho ricevuto è stato a dicembre. Quindi almeno fino a dicembre me l'hanno dato, dopo non me l'hanno dato più. Quindi sono già di 2-3 mesi che comunque pago un affitto da sola, un affitto che è anche oneroso, insomma. Sono un po' preoccupata, in effetti.